Il rilancio di Piazza Nicola More è interessata dall'eterno cantiere della metropolitana e dalle polemiche dei commercianti ad esso collegate, parte dalla decisione di un marchio internazionale che punta proprio su quella zona. Fa tappa dunque anche a Napoli il tour mondiale di New Balance Grid Day, nello spazio, in questa storica piazza al centro del Corso Umberto, è parte del Networking Group per celebrare i 30 anni dell'icona 574. Per questa celebrazione è con artisti e un DJ che ne interpretano lo stile nel corso di una serata che sembra newyorkese. Classe 85, Fabio Breccia inizia circa 10 anni fa il suo percorso di ricerca che si è alternato tra lo studio del fumetto, della pittura e dell'illustrazione. Tra tutte le arti prevale poi nel corso degli anni il legame profondo con la pittura ed è proprio con la pittura che a Breccia ha dato vita a un'art performance live dipingendo su grandi enne sistemate su cavalletti treppiedi. La selezione esplosiva di DJ set, DJ e producer Campana attualmente in pianta stabile a Roma, Danilo Akira. La sua selezione è un mix di house, tip e micro house con molte influenze di pop e funky. I suoi DJ set hanno girato i club d'Italia e d'Europa, dal Circolo degli Illuminati a Roma, dove da quest'anno ha ottenuto la residenza, per Minu Club Night al Nuovo Casino di Parigi e all'Egg di Londra. La crescente esperienza come produttore lo vede oggi attivo su etichette come Downhill Music, Blind Vision Record, Ice Music, Trend Record, Bagel Tracks e Wand Music. Il direttore commerciale di New Balance Italia, Fabrizio Bernabei, spiega. In Europa sta succedendo che sta bene, è di salute, New Balance sta crescendo non solo in Europa ma a livello mondiale. In Europa l'ultimo anno ha fatto un più 19%, a livello mondiale un più 10%, sta crescendo più o meno un po' in tutti i paesi, adesso è partito anche un progetto nella parte latina delle Americhe, quindi anche lì si sta consolidando. Siamo qua per questo, avevamo diverse opportunità a livello di location a Napoli, però abbiamo scelto queste perché oggi abbiamo un problema, magari perché è piena di cantieri, di zone dove appunto la viabilità e la parte pedonale è un po' penalizzata. Però guardando al prossimo futuro, cioè fra un anno, sicuramente sarà una delle zone più frequentate dal turista e delle persone di Napoli. Quindi non pensiamo solo a oggi, pensiamo ai prossimi mesi, ai prossimi anni, pensiamo di aver occupato una zona insieme ad altri brand importanti che sono qui di fianco, che sarà strategica per il business e per i brand a Napoli.